E io ricordo con Sandro, tante volte abbiamo discusso con lui, con i suoi dirigenti, con l'associazione, del fatto che la città non avesse uno spazio adeguato per chi faceva politica. In sicurezza, ricordo le discussioni con Sandro si discute sempre, fino a ieri e continueremo domani. Però Sandro è uno di quei dirigenti sportivi senza i quali non si riuscirebbero a fare cose importanti. Noi, io l'ho detto tante volte, questa è una città fortunata, abbiamo tante associazioni di volontariato in generale e sportive in particolare fatte da tantissimi dirigenti, da tante persone che si dedicano ai ragazzi per fargli fare sport. Lo sport in modo più sano, dove la cosa più importante è fare pratica sportiva, dove il risultato è importante ma è più importante partecipare, fare sport, cercare di avere spirito di squadra, ed è quello che l'associazione sicuramente Venturoli ha fatto in questi anni, ma ha sempre avuto una difficoltà, non riuscire a farlo con i bambini, perché c'era un problema di sicurezza. Sandro, ricordo le serate, dirmi, ma noi i bambini avremmo anche da far venire alla podistica, però chi si fida a far correre i bambini sulla strada, i rischi e i pericoli. Molti ci criticavano e ci criticano quando abbiamo investito il nostro denaro per fare le piste ciclabili nella città. In realtà oggi non c'è ora del giorno, dal mattino presto alla sera tardi, che non ci siano delle persone che corrono, camminano, passeggiano sulle nostre piste ciclabili in generale, quelle che vanno verso Santa Cristina, ma soprattutto in quest'anello che è illuminato, e l'abbiamo voluto illuminare per creare uno spazio comodo dentro la città che fosse a servizio di questo tipo di attività sportiva. Ciao Sandro!